Buona giornata, Leonor. Oggi descrizione della personalità attraverso tarocchi oscuri russi. E oggi sto analizzando la personalità di Couthon, che è stato un rivoluzionario francese. E vi mostro questa stesura perché mi è stata richiesta da una mia assistita, che sta portando una tesi riguardo appunto di questo periodo storico e mi ha chiesto alcune valutazioni di personalità e qui ho la conferma totale rispetto a ciò che viene tramandato dagli storici. Parliamo di Michelet, parliamo di Fourier, insomma tutti questi scrittori che infatti descrivevano questa persona in un certo modo, una persona meschina, aggressiva, falso, speculatore, ecco. Allora abbiamo la personalità, abbiamo Baal, una persona con delle sofferenze, dei problemi fisici e anche psicologici. Questa persona soffriva molto, ed è la verità, perché comunque soffriva di fibromialgia, comunque si era ridotto poi in carrozzina. Poi abbiamo gli aspetti positivi della persona, se così li possiamo chiamare, capro espiatorio, ossia lui era sempre la vittima, lui faceva sempre la vittima con qualsiasi persona per avere dei favori e un carattere veramente difficile. Poi abbiamo i lati negativi della persona, abbiamo appunto il giudizio universale, in questo caso indica vendetta. Lui era un uomo molto vendicativo. Quando gli veniva fatto un torto, sempre ripagavano gli altri. Poi abbiamo il lato vincente della persona, se così vogliamo chiamarlo, il troll, ossia come dire, la derisione o comunque l'essere sempre in lite con gli altri. Era una persona veramente senza scrupoli. Vi basterà guardare nei libri di storia per averne poi la conferma. E appunto per questo io volevo dirvi che farò anche delle stesure così riguardo i personaggi attuali. Poi abbiamo come penultima carta della stesura, ossia il lato debole della persona, il fatto che lui fosse un uomo che era solo, principalmente era un uomo lasciato ai bordi della società. Poi che questo appunto è Satana. Poi abbiamo a fine stesura, abbiamo appunto ciò che è nascosto sotto la maschera, ossia il fatto che lui fosse un uomo molto vizioso. Abbiamo appunto l'arcano figlia degli uomini, ossia lui andava anche a donne, nonostante fosse sposato e avesse dei figli. Buona giornata.